Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale con Project 02 e Crimson Butterfly. Dopo essersi risvegliata dalla lotta contro Miyako, Mio è da sola, quindi iniziamo ad odiare Mayu. Comunque, viene introdotta un nuovo oggetto, una pietra spirituale e una sfera spirituale. E la pietra spirituale serve soltanto per approfondire la trama e le storie dei fantasmi e dei personaggi che troveremo, insomma, nel corso della nostra avventura. Invece, le sfere spirituali sono degli oggetti che ci permettono di potenziare la nostra macchina. E dopo aver aggiunto una sfera, dobbiamo dare potere però a questa sfera, quindi ci servono dei punti, punti che otterremo fotografando i fantasmi e insomma le entità che ci sono in giro. Qua è comparsa la radio che prima non c'era e ovviamente c'è il suo manuale che vi dice che in pratica più un oggetto sta, più una pietra sta addosso a una persona, più ne assimila i ricordi e in questo modo diventa una pietra spirituale. Come vi ho detto, potrà essere utile per appunto approfondire la storia dei vari fantasmi, ma essenzialmente alla nostra prima giocata, proprio alla prima, ci servirà per capire dove sta andando questa deficiente. Perché adesso lei perderà il suo ciondolo e mettendolo nella radio spirituale ascolteremo i suoi pensieri e quindi sapremo come muoverci. Comunque, ogni tanto il gioco cambierà protagonista, per fortuna pochissime volte, e utilizzeremo Mayu, che seguendo le farfalle purpuree ci fa vedere che è attirata da qualcosa o da qualcuno, infatti ha detto mi sta chiamando. Ecco qua, una donna in kimono. Abbiamo visto solo una donna in kimono per il momento, quindi non è tanto difficile immaginare chi sia. Comunque, riprendiamo il controllo di Mio, se volete potete. Oh, là c'è un oggetto, andiamo a prenderlo, forse è una sfera spirituale. Se non ricordo male, no, è una lente, altro oggetto che possiamo incrementare la nostra macchina fotografica. Vi faccio vedere. Le lenti di rallentamento hanno, ogni lente ha un suo effetto, ovviamente. Questo rallenta il movimento di uno spirito, essenziale per i fantasmi veloci. E per utilizzare le lenti dobbiamo premere però il tasto Y invece del grilletto e consumo un punto spirituale e dopo vi farò vedere cosa sono questi punti spirituali. E fin tanto che l'effetto è attivo, lo spirito si muove lentamente, rendendo più facile ottenere uno scatto perfetto. È particolarmente efficace con spiriti veloci, beh, l'abbiamo detto. Aumentare di livello, il livello di questo effetto ne aumenta la durata. Hai trovato una pellicola e dell'equipaggiamento fotografico, presa la funzione misura. Cos'è? Quando equipaggi questa funzione puoi vedere i punti F, non so per cosa stia, comunque l'energia, ecco, dello spirito, più vicino al mirino nell'angolo superiore sinistro. In poche parole abbiamo trovato l'oggetto che ci fa vedere la loro vita, fra virgolette. Comunque non mi pare il caso di affrontare tre fantasmi insieme, quelli sono luttuosi. No, quelli non sono luttuosi, scusate, quelli sono rompipalle e basta. Comunque, ecco qua l'amuletto di Mayu. E vi faccio vedere una volta soltanto come funziona la radio spirituale. Abbiamo preso l'aragonite che è di Miyako. Però andiamo sull'amuletto e fate riproduci. Ok, in pratica abbiamo scoperto che già si sapeva che comunque era stata la farfalla ad attirare Mayu nel villaggio, però adesso abbiamo scoperto che addirittura la stava chiamando.
Comunque, potete adesso salvare, potete salvare sia dentro la casa che fuori, perché qua sulla sinistra c'è un punto di salvataggio e volendo potete salvare, cosa che comunque vi consiglio dopo una battaglia. Vediamo se riusciamo a fare una foto della nostra sorellina. No, me la sono persa che io di solito me la perdo sempre questa. Fa bagno. Comunque, qua c'è la lampada. Quando le luci sono spente vuol dire che c'è qualche entità ostile nei paraggi. Invece, quando è accesa, ovviamente no, potete salvare. Adesso possiamo seguire Mayu. Dannata a me che mi sono persa la foto. Ah, se non ricordo male, c'è la funzione. Ci doveva essere la funzione zoom. No, non c'è. Forse ancora la dobbiamo prendere nella versione Xbox. Però forse la dobbiamo prendere ancora con qualche equipaggiamento. Comunque, questa qua è l'altra casetta che mi mette una fifa terribile. E dopo scoprirete perché. Ok, lei ha attraversato questo cancello, noi ovviamente no. Facendo la foto vedremo delle farfalle purpuree e adesso dei cittadini del villaggio sono leggermente incazzati con noi, più avanti scopriremo perché, e facciamoli fuori. Perfetto, dopo averli fatti fuori, vi faccio vedere la funzione spiritica, insomma. Come vedete in basso a sinistra c'è una sfera azzurra che brilla. Quando, potere spirituale, scusate, quando brilla ovviamente abbiamo il potere spirituale richiesto per utilizzare la lente che abbiamo equipaggiata. Quindi in quel caso, premendo Y, attiviamo la funzione rallentamento che ci rallenterà poi gli spiriti. Comunque adesso abbiamo visto nella foto che dobbiamo seguire le farfalle purpuree che sono qui. E seguendole scopriremo come aprire quel cancello. Qui nel frattempo c'è una presenza. Utilizziamo la pellicola 7 perché almeno non consumiamo quelle per andare, insomma, la pellicola 14, quella per andare contro i fantasmi. E qua se volete c'è un altro punto di salvataggio. Questo è un magazzino che apriremo molto avanti. Per il momento andiamo dentro, da qua. Una volta dentro, non so se ci avete fatto caso, però quando siamo entrati nel villaggio queste finestrelle erano chiuse. Sei tornata. Yae, tu e Sai dovete andarvene. Lei è nella casa del maestro delle cerimonie, sarà lei a farlo. Vai da lei, c'è ancora tempo per raggiungerla. Le chiavi del cancello sono nascoste nelle statue delle divinità gemelle. Cerca le statue di questo tipo in giro per il villaggio. Allora, questo ragazzo ci ha scambiato per qualcun'altra. Ma comunque non ha intenzioni ostili, anzi ci sta dicendo di scappare dal villaggio. Allora, in poche parole, il tempo è un po' distorto perché adesso lui è in carne ed ossa, però tecnicamente non è più vivo. Ecco qua che ci dice che se non scopriamo come lasciare il villaggio, di andarlo a cercarlo. E in effetti ci aiuterà a
abbastanza nel corso del gioco. Ok, comunque adesso dobbiamo trovare le statue con le farfalle e dobbiamo andare direttamente dove abbiamo iniziato il gioco, quindi sull'altura, qui tutta a sinistra. Una volta arrivati procedete sempre dritto e la prima chiave si trova qui, proprio qui di fronte. Voilà. Ecco qua, chiave gemelle sinistra. Adesso se non ricordo male ci saranno, ecco qua, dei fantasmi ostili. Vediamo di farli fuori sempre per ottenere punti. Perfetto, dopo averli fatti fuori in modo da ottenere punti, che a modalità difficile ci servono perché dobbiamo potenziare abbastanza la macchina. Ritorniamo di nuovo in giù e dobbiamo andare nel primo punto di salvataggio che vi ho fatto vedere. Arrivati qui all'altezza della prima casa ci sarà una scena, partirà una scena, niente di che. Ovviamente noi non andiamo a destra perché non ci interessa, però a destra l'unica cosa che abbiamo visto è il magazzino con quel ragazzo. Quindi stanno andando lì. Chiusa parentesi, arrivati qua a questo punto di salvataggio, questa è la casetta, quella che mi fa paura. Comunque arrivati qui, là in fondo c'è l'altra statua. Adesso qua ci sarà un'altra battaglia, però sto per finire i rullini, che non è una cosa buona. E prendiamo l'ultima chiave. Ed ecco altri fantasmini. Dopo averli fatti fuori, ritorniamo ovviamente al cancello. Eccoci arrivati. Interagendo con esso verranno inserite direttamente le chiavi. E possiamo seguire la nostra amata sorellina, proprio amata. Allora, qua prendiamo un'erba medica. Una differenza tra il primo e il secondo è la presenza più alta, appunto, di oggetti curativi, ma anche di rullini, di pellicole. Comunque, rimettiamo la pellicola setta perché adesso dobbiamo fare prima una foto a un fantasma non ostile, una donna qua che galleggia, infatti si chiama galleggiante, e adesso ci sarà una piccola battaglia. Questo fantasma è particolarmente fastidioso perché tende a tipo immergersi e attaccarci dal basso. Però se non lo fa, ci fa un favore. Perfetto, fatta fuori anche lei. Adesso comparirà un'altra pietra spirituale qua e forse anche una sfera. Vediamo. Cristallo verde. Perfetto, una sfera spirituale. E adesso potremmo prendere la sua foto da non ostile, annegata. Quindi questo significa che questa ragazza è morta su questo ponte, annegata. Comunque, attraversiamo questo portone che ci porterà alla residenza del capo villaggio, fra virgolette. Facciamo una foto veloce al kimono di sangue che la tizia che rideva schiacciata. Comunque, oltrepassando quella porta ci inoltreremo nella casa Kurosawa e partirà automaticamente il capitolo 3. Quindi per il momento ci fermiamo qua. Grazie per averci seguito anche con questo secondo capitolo e alla prossima parte. Ciao a tutti!